12 settembre 2013, Milano Film Festival. Abbiamo deciso di prendere auto e macchina fotografica e andare. L'atmosfera era questa. Castello Sforzesco, tramonto, centinaia di persone e un film incredibile nel cuore della città, Alberto. La scelta migliore senza dubbio per una serata tra amici. Ma parliamo del film. Ambientato in America, non è il solito documentario sull'economia, con ritmi lenti, un po' difficile da interpretare e non proprio per tutti. No, questo è il genere di film che non ti aspetti. Un film che rivedresti ancora e ti tiene sempre attento perché parlano i studenti direttamente, quindi ti senti per forza chiamato in causa. La coppia vincente è Robert Drake, ex ministro del lavoro, e Jacob, amici prima e ancora di più dopo il film, vivono in California e, come dicono loro stessi, è stato un caso del destino il fatto di incontrarsi e di avere questa voglia in comune di andare fino in fondo al problema che stava e sta ancora colpendo gli Stati Uniti. Jacob, il regista, non è un economista, ma si può dire una persona qualsiasi, che come chiunque di noi è mosso dalla curiosità e vuole capire perché nella nostra economia si è giunti a questa profonda differenza nella distribuzione di ricchezza tra lavoratori della classe media e ricchi. Questa preoccupazione l'ha spinto a parlarne con gli amici, da cui la geniale idea che lo ha portato ad intervistare l'amico Robert, che fu braccio destro di Bill Clinton. Inizialmente, i video registrati da Jacob vengono postati su Facebook, social network che in questo caso non serve solo a postare le foto o le notizie più strane, ma è la spinta per far conoscere e per mostrare la loro idea a milioni di persone in tutta America. Robert, che ora insegna economia come professore universitario, sa osservare il problema in modo brioso, vivace e comprensibile a tutti. E infatti Rec non è un economista come gli altri, sa coinvolgere qualsiasi classe di interlocutore, cosa difficile da fare quando si tratta di un argomento come l'economia. Nasce così l'idea di fare un film, utilizzando dei grafici per meglio catturare l'attenzione dello spettatore. Se ci dicessero di riassumere il film in una frase, l'unica sarebbe "The economy is for us, we are not for the economy". Ma che cosa significa? Per capirlo, non c'è modo migliore che vedere il documentario. Ma per spiegarlo in poche parole, questa frase che suona come un avvertimento, ci vuole dire in verità: ehi, ferma, state sbagliando. Non vedete che per riuscire a rispettare le regole che i governi vi impongono, state rovinando milioni di persone, milioni di famiglie. È questo che REC vuole farci capire. Vuole dire a noi giovani, a noi studenti, che il futuro dobbiamo costruircelo. E se vogliamo un futuro diverso, dobbiamo ragionare in modo diverso, dare un taglio a questo modo di vedere l'economia ed iniziare ad essere meno indifferenti verso il problema sociale di oggi. Parlando di questi argomenti un po' forti, si rischia di avere un tono quasi drammatico, ma c'è da ammettere che il regista è riuscito a regalarci un film che porta a destinazione il messaggio senza diventare un triste elenco di tragedie, tenendo al contrario sempre alto il ritmo del racconto. Anche solo vedendo il trailer capisci che è qualcosa di diverso rispetto al solito. Spesso i trailer danno un'idea del film che poi non corrisponde alla realtà. Sono fatti solo per attirare i più spettatori possibile, ma in questo caso non si rimane delusi, anzi. Per non inserire immagini dirette del film, abbiamo cercato di registrare delle scene che si avvicinassero il più possibile a quelle che si possono vedere nel documentario. In qualche modo abbiamo cercato di entrare nella testa del regista, cercando di capire che cosa avrebbe filmato in una città come Milano. Non è stato difficile trovare immagini adatte. Questo dimostra che il film è attuale non solo negli Stati Uniti, ma racconta perfettamente la situazione che si trova anche qui, a casa nostra. In conclusione, non si può dire che ci sia un film più attuale di questo, visto che riceviamo quotidianamente una quantità di notizie sull'economia enorme, sui telegiornali e sulle prime pagine di tutti i quotidiani. Per questo motivo è un film imperdibile, interessante, e vi consigliamo di vederlo appena ne avrete la possibilità.